Marisa Tiberio torna ambulanti in città quest'oggi, una bellissima giornata, tantissime presenze. Sì, la 14ª edizione, c'è stato un rinvio di 15 giorni per le cattive condizioni meteorologiche. Oggi una giornata splendida e speriamo che anche i risultati siano straordinari per tutti gli operatori del mondo degli ambulanti che hanno partecipato. E la presenza dei visitatori è notevole, ci sono migliaia di persone e quindi già facciamo una valutazione positiva. Quest'anno abbiamo dato alla manifestazione fieristica Ambulanti in Città anche un taglio benefico, perché insieme all'ASFO, alla neonata ASFO Sanità, che è una nostra federazione che racchiude i produttori e distributori di forniture ospedaliere, e abbiamo deciso di fare una donazione non economica ma proprio di prodotti, cerotti, termometri, garze, mascherine, tutto ciò di cui l'ospedale spesso è carente per una migliore sanità al territorio. Francesco Menna torna ambulanti in città, un'iniziativa consolidata ormai sul territorio e ogni anno un grande successo. Migliaia di persone, di presenze, di saperi, di sapori, di commercianti, insomma una grande iniziativa. Grazie al Confcommercio, a Marisa Tiberio, la città si arricchisce di colori, di scambi commerciali, di socialità, insomma un momento veramente magico con il tempo che ci accompagna. E grazie naturalmente a tutti, ai volontari, alla giunta, ognuno per sua delega, alle forze dell'ordine, alla polizia municipale, a tutti coloro che stanno rendendo possibile un evento che registra veramente migliaia di presenze. Assessore Anna Bosco, a Vasto torna una manifestazione che ogni anno ha un grande successo, Ambulanti in Città. Sì, questa 14ª edizione ha avuto un buon riscontro, tante persone, un'ottima organizzazione, tanti ambulanti da tante parti che appunto danno vivacità a questa domenica ottombrina post festività di San Michele. Per questo come amministrazione comunale ci sentiamo di ringraziare la Confcommercio per lo sforzo organizzativo, per essere sempre vicina nel dialogo, in realtà per portare avanti un dialogo con l'amministrazione che è costante, non riguarda soltanto queste manifestazioni fieristiche per ambulanti e commercianti. E l'impegno insomma è quello che vogliamo perseguire, e continuare a rinsaldare questa azione sinergica, perché ne beneficia in termini di comunicazione, informazione e dialogo anche con le istituzioni, soprattutto gli operatori commerciali che, come abbiamo detto in conferenza stampa, soprattutto in questo momento di cambiamenti, di varie crisi sanitarie, climatiche, economiche che appunto vivono tanti paesi nel mondo, hanno bisogno insomma di avere una nuova linfa, una nuova energia. Per questo come amministrazioni comunali nel nostro piccolo dobbiamo cercare di essere vicini a tutta la categoria dei commercianti.